Ciao, nel video di oggi vi propongo questo look che trovo adatto per le cerimonie che si avvicinano con l'arrivo delle temperature un pochino più calde. È un make-up molto semplice da realizzare con colori non eccessivi che però comunque si vede. Quindi iniziamo. Dopo aver applicato una base, in questo caso è il Paint Pot della MAC, vado ad applicare un ombretto. Questo è della Deborah e è questo color rosa antico, un pochino più tendente sul viola, che applico su tutta la palpebra mobile e vado poi a sfumare con un pennellino morbido. Tutta la lista dei prodotti, vi ricordo, la troverete nei prossimi giorni in un post sul blog e il link lo trovate nel box informazioni qui sotto. Quindi, dopo aver applicato appunto il nostro primo colore, andiamo ad applicare un grigio, un taupe scuro che vado ad applicare nell'angolo esterno dell'occhio per dare maggior profondità. Successivamente vado ad intensificare, scusate, l'angolo esterno con un taupe ancora più scuro. Concludo il tutto con questo grigio nero dalla Naked Basic della Too Faced. Beh, comunque della Basic, e vado poi ad applicare su tutto quanto per dare luminosità un ombretto brillante, questi sono più che altro dei micro glitter. Vado a delineare la palpebra superiore, la rima dell'occhio superiore con un marrone. Prendo un color panna chiaro luminoso e lo vado ad applicare nell'arcata sopraccigliare per dare un punto luce. Prendo quindi questo è un illuminante della Douglas e lo vado ad applicare nell'angolo interno dell'occhio per dare maggior luminosità. Nel frattempo, nella rima inferiore ho applicato gli stessi identici colori che ho applicato nella palpebra superiore. Con un eyeliner vado a definire ulteriormente la rima superiore del mio occhio e poi prendo una matita nera, questo è un kajal nero, scusate, e la vado ad applicare appunto nella rima inferiore. Mascara, mascara, mascara. Potete ovviamente intensificare ulteriormente lo sguardo applicando delle ciglia fitte. Io non le applico perché non le posso portare. Passiamo alla base, prendo un fondotinta, questo è un fondotinta molto corposo, è la DD Cream della Deborah, e la vado ad applicare con la Beauty Blender su tutto il viso. Le occhiaie ed ecco che lo facciamo con un correttore e il pennellino della Real Techniques. Vado a stendere appunto il prodotto e poi lo andrò a fissare con della cipria in polvere che ho dimenticato di girare questo passaggio. Vado quindi ad applicare un illuminante nel frattempo, questo è di Dolce & Gabbana e vado ad applicare appunto con il dito, no, come l'ho detto, non è l'illuminante ma è il blush. Sempre il Dolce & Gabbana che vado appunto ad applicare sulle mie guanciotte. È un colore non eccessivo che però comunque dà quella dose di colorito al viso che fa sano. E vado poi in questo caso a togliere il baking che ho fatto per fissare il correttore. Vado quindi a prendere il famoso illuminante e lo vado a stendere con il dito nella parte alta degli zigomi. Ne applico poco perché avendo già la faccia abbastanza tonda e si vede andando ad applicarne troppo prodotto enfatizzerei questa tondaggine. E infine vado con questo fondotinta compatto della H&M. Io vi ricordo che non uso cipria ma uso quasi sempre il fondotinta compatto. Vado a fissare il resto, un pochino di colore alle sopracciglia e fisso il tutto con un mascara per sopracciglia appunto. E passiamo alle labbra, applico quindi prima una matita, ecco il mio specchio, e poi andrò ad applicare il rossetto di una vecchia collezione della Kiko.
chiamo quindi Rossetto e il nostro make-up è terminato. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete qualsiasi commento potete lasciare un messaggio qui sotto. Vi ricordo tutti i social che trovate nel box informazioni e vi ricordo di cliccare la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Detto questo, vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao ciao!